io inizialmente devo cominciare a dire che per quello che ricevo da tutti voi, di questa simpatia, di questa dimostrazione di tanta simpatia nei miei confronti, che io penso che quello che ho dato a voi sia stato anche molto poco, avrei dovuto dare molto di più. Diciamo grazie a Paolo. Perché veramente va qualche cosa fuori del normale, perché non credo che da nessuna parte un giocatore che ha fatto la sua parte, naturalmente niente di importante, ha corso dietro una palla, ha cercato di fare del suo bene, però avere dopo, io sono già 20 anni che sono fuori dal calcio. Naturalmente ancora oggi ricevo da parte vostra tanta di quella dimostrazione che mi sento sempre un po' in difficoltà. Cioè, noi ti vogliamo bene, ti vogliamo bene, resti sempre nel nostro cuore. Appunto, però io penso che avrei dovuto fare ancora di più, perché è tanto di quello che mi date a me che io volevo addirittura dare di più, ecco. In ogni modo io vorrei prima di tutto a Franco Altamura, anche a Giordano, ringraziare queste parole, a Franco per il tempo che ha perso da fare il libro. Leggete, perché racconto un pochettino della mia vita. E da parte mia, un ragazzo brasiliano che ha iniziato lì, io facevo gli studenti, era riuscito a entrare nella facoltà di architettura a Rio, facevo già qualche partita con le squadre di calcio del Botafogo, e naturalmente siamo partiti e siamo venuti in Europa a fare una tournée. Questa tournée veramente è stata con molto successo, abbiamo girato un po' quasi tutta Europa, abbiamo iniziato da Spagna, poi Suiza, e Scandinavia, Francia, Italia e naturalmente un po' dappertutto. E naturalmente, senza che a un certo punto, io dico il destino, no? Perché è effettivamente così. E giocando a Torino prima e poi anche a Roma, c'è stata questa decisione da parte della mia squadra e anche emissari del Napoli, e io sono venuti 23 anni a Napoli e non sapevo ancora, perché non avevo ancora questa, diciamo così, idea di quello che era il professionismo del calcio. Ero un ragazzo, diciamo così, che giocavo perché mi faceva piacere, ecco. Però poi, iniziando già, Franco ha ricordato immediatamente il primo gol, che è quello che ha fatto immediatamente aprire nei miei confronti questa situazione veramente eccezionale di volere dimostrare da parte da portare nei miei confronti. E poi tutto molto bene, perché il campionato è andato molto bene, ho fatto tutti i miei gol, che non so quanti, primo anno, no? E dopodiché non è che è stato poi
perché voglio proprio dire la questione mia a Unione in Napoli, non come calciatori o come società, la città di Napoli nel mio confronto. Perché lì, in quel periodo, subito che è stato il mio matrimonio con Flora, tutto molto bene, però arrivato a un certo punto, questo era il primo campionato, che qualcuno ha tentato di farmi del male, dicendo che io ero malato. E naturalmente c'è stato anche immediatamente la separazione, perché io nell'ultima partita che ho fatto il campionato a Padova, in quel periodo non si faceva, dice, non prendeva gli aerei, ma c'era il treno, no? Facevamo viaggi di sette notte, arrivavamo a Napoli il mattino. E dopo lunedì mattina, arrivando da Padova, letto il giornale dicendo Vinicius è stato ceduto a Bologna. Sono andato a casa, ho preso mia moglie, avevamo già un ragazzo e siamo andati immediatamente via e mi sono presentato a Bologna, non sapevo neanche dove era la sede del Bologna, non sapevo, sapevo che ero stato mandato via da Napoli. E così passano gli anni, io gioco ancora per tanto tempo, fino a 37-38 anni, mi sento molto bene anche a Vicenza, ho fatto, come voi sapete, ho vinto la classifica canonieri a 37 anni, quello che mi ha dato veramente molto piacere. E quando ho finito la carriera, che sono stato io a decidere nell'ultima partita con la Fiorentina al campo di Menti di Vicenza, che loro e Vicenza mi voleva ancora rinnovare il contratto, io ho detto no, basta, io non gioco più, lascio un buon ricordo e immediatamente sono andato a Coverciano per fare l'allenatore. Anche lì, già, la questione di Napoli ha iniziato di nuovo, perché proprio con l'Inter Napoli ho iniziato la mia carriera e sono tornato a Napoli. Al Collano, sicuramente. E per questo, dopodiché, altri 5 anni, perché non ho voluto immediatamente prendere qualche società di Serie A, ho voluto iniziare da basso per sapere se si confaceva le mie, diciamo così, qualità alla questione dell'allenatore, che è molto diverso. Però andando anche a Brindisi, vincendo il campionato a Brindisi, e naturalmente, finalmente, è stato l'invito di Ferlaina per venire a Napoli. Anche un po' in ritardo, perché avevo già fatto una promessa al Palermo. Avevo firmato una lettera con Palermo che fino al giorno tale io sarei allenatore del Palermo. Però è arrivato Ferlaino e naturalmente avevamo 3 giorni per far sì che quella mia lettera al Palermo non valesse niente, perché c'era la data fissata fino al giorno tale. Io mi ricordo che è stato un po' anche un funambula, perché c'era
giorno che eravamo a Capri, che Laina è venuta a trovarmi, e la posta era in sciopero e non sapevamo fare come finire. E allora siamo venuti a Napoli con una corsa incredibile sulla lancia di Falain, che era una cosa incredibile, fino alla posta centrale, e siamo riusciti a far sì che una persona lì facessi questa lettera al Palermo. Per questo sono venuto a Napoli e è iniziato la mia, diciamo così, esperienza con Napoli. Però è andato tutto molto bene. Abbiamo fatto il primo campionato abbastanza tranquillo, però devo anche lì devo spiegare una questione, perché devo prima di tutto dare i meriti a me soltanto, devo effettivamente dare il merito a quei ragazzi che ho trovato in quel periodo lì, perché io sono arrivato a Napoli. Loro non mi conoscevano ancora. Siamo andati al Ciocco a cominciare gli allenamenti e, come era di mia abitudine, allenamenti molto, molto, ma molto pesanti, e questi ragazzi hanno cominciato a sentire un attimino, perché non erano abituati a questi carichi di lavoro. Va bene. È successo che nella prima partita di, diciamo così, di pre-campionato, proprio nella situazione di ciò che siamo scesi, proprio a Montecatini, abbiamo fatto una partita di serie lì con Montecatini, ma abbastanza, diciamo così, ma normale, perché c'era la squadra che era con le gambe molto pesanti per causa del lavoro, però la partita non è interessata. Però è interessato quello che è il complimento dei giocatori, nel senso di guardare le cose giuste, le loro attuazioni, non soltanto in campo ma anche fuori. Dopo la partita cena con questi ragazzi del Montecatini. Io vedo che la mia squadra, i ragazzi Montecatini, tutti seduti bene, aspettando il finale della... E i miei giocatori in quel periodo lì, ognuno alzava, andava a bar, prendeva l'aperitivo e veniva... Ho visto dei camerieri che venivano con la bottiglia di vino sotto il tavolo per farsi vedere. Ho detto: Dio mio, qua che cosa. Allora, come la partita da Montecatini era di sera, abbiamo finito alle 11, a cena mezzanotte. Per arrivare al Ciocco, un'ora e mezza, erano le 2 di notte, e in quel periodo lì, appena siamo arrivati in albergo con Pug, che i ragazzi erano buonanotte, buonanotte, ah, io ho cominciato. Buonanotte, un accidente, tutti dentro al salone in albergo. E quella sera lì, veramente, io credo che tutta la vallata del Ciocco sentiva le mie parole. Perché... E io ho detto a loro: amici, io sono qua per lavorare e per fare bene a voi tutti. Però se voi non siete d'accordo,
io domattina a mezzogiorno sono pronto con le valigie. E così è stato. Io c'era anche mia moglie in albergo. A mezzogiorno è venuto il capitano Giuliano e ha detto: mister, abbiamo deciso di stare con lei. Ho detto va bene. Da quel momento non c'è stato mai più nessuna difficoltà. E oggi ringrazio quei ragazzi perché sono loro che hanno veramente, diciamo così, da poter ricevere da parte vostra il riconoscimento, perché veramente sono stati loro che, seguendo sicuramente certe indicazioni da parte mia, però sono stati veramente ragazzi eccezionali su tutti i punti di vista. E questo mi devo ringraziare, perché anche dopo questa, anche se abbastanza bene ho fatto in altri posti, però quella è rimasta nella storia. E questo per me, ancora oggi che stiamo qua, dopo 20 anni, come ho detto, che sono fuori del campo, che stiamo a ricordare quei ragazzi lì. Per questo ancora oggi, prima di tutto ringraziando a voi tutti e poi in fondo ringraziando anche quei ragazzi.